Ciao, io bentornati sul mio canale, io sono Salvatore, questo è Guitar Clan. Solo tre cose per settare al meglio la nostra action, e sono tre cose fondamentali. Spesso quando compriamo una chitarra nuova, insomma, ci facciamo poco caso, presi dall'entusiasmo ci buttiamo sulla chitarra e non valutiamo questo aspetto, cioè dell'altezza delle corde della nostra chitarra, in maniera, come dire, giusta. Quindi suoniamo, ma poi con l'andare avanti del tempo ci rendiamo conto che la nostra chitarra non è poi così confortevole, e questo dipende appunto da molti fattori. Uno di questi è l'action, cioè l'altezza delle corde dalla nostra tastiera. Fondamentalmente questo è l'action è comunque qualcosa di personale, quindi magari io posso trovarmi a mio agio con un'altezza un attimino più accentuata, qualcuno ha bisogno delle corde raso terra sulla tastiera per suonare, per essere veloce. Tra l'altro, tra parentesi, io non sono velocissimo, quindi mi accontento anche di un'altezza come dire abbastanza importante. Ma comunque, effettivamente, per avere una chitarra che sia confortevole, quello che c'è bisogno regolare è l'action delle corde. C'è poco da fare. L'action delle corde però non è una cosa che praticamente noi possiamo fare direttamente agendo sul ponte o così, insomma, abbassiamo le sellette e via, è risolta la questione. Ci sono un po' di cose da vedere, infatti sono tre, secondo me, i fattori che bisogna interrogare sul nostro strumento quando vogliamo regolare l'action. Uno è sicuramente il capotasto, che non deve essere né tanto alto né tanto basso. Se è tanto basso, pena che le corde friggano, quindi deve avere la giusta altezza. Per avere la giusta altezza del capotasto, questa è una regolazione che noi possiamo fare. In effetti dovremmo smontare le corde della chitarra, togliere il capotasto e limarlo fino ad ottenere l'altezza giusta, affinché questo funzioni correttamente. Però questa è una di quelle tre modifiche di cui vi parlerò, di cui sinceramente io mi rifarei ad un liutaio, sinceramente, cioè, perché comunque rovinare un capotasto anche in plastica è sempre un peccato, dato che comunque ci vogliono delle strumentazioni particolari. Io mi rivolgerei ad un liutaio, ma comunque sappiate che il capotasto non deve essere poi così alto, deve avere la sua giusta altezza, e non sentirete, almeno per quanto riguarda il capotasto, le corde friggere. Altro fattore molto importante per quanto riguarda le nostre chitarre è la regolazione del trasfero del manico. Che cos'è il trasfero del manico? All'interno del manico scorre un'asta metallica che noi possiamo stringere o allentare. Se noi stringiamo questo trasfero, e nel caso specifico della mia Sire si accede togliendo questa placchetta, qui c'è una chiave a brucola, io inserisco la chiave a brucola e posso regolare, come dire, se l'inarcatura della mia tastiera. Quindi se io avvito guardando la chitarra in questo modo e faccio questo movimento con la chiave a brucola, altro non faccio che inarcare verso l'alto la mia tastiera. Viceversa, la rendo più concava, quindi rilascio la tensione del trussrod e quindi il manico tende a diventare più concavo. Anche qui è una regolazione che possiamo fare tranquillamente noi, anche se ovviamente è inutile dire che se ci si rivolge ad un liutaio si ha la garanzia di un lavoro fatto bene con una strumentazione sicuramente ad hoc per certi tipi di lavori.
Ma in linea di massima, come si regola il truss rod? Beh, in effetti ci potremmo servire o di un righello da posizionare sopra la tastiera, quindi per vedere il grado di curvatura del nostro manico, oppure possiamo usare già le corde. Premendo sull'ultimo, sul primo tasto e sull'ultimo tasto, vediamo che al centro il manico tende ad avere una pancia verso il basso più accentuata. Questa pancia più verso il basso più accentuata si può regolare appunto con il truss rod. Qual è questa distanza corretta? Anche qui parliamo di fattori personali, di gusti personali, ma comunque in linea di massima dovrebbe passare un plettro di quelli là fini all'altezza del quinto tasto. Tra il mi basso e il tasto in metallo dovrebbe passare un plettro di quelli sottili. Non è una regola, come dire, che se voi la infrangete arriva il vigile a casa e vi fa la multa, assolutamente. Voi potreste trovarvi con un manico completamente dritto, a patto che tutta la tastiera sia stata rettificata correttamente e che quindi, avendo un manico completamente dritto, tutti i tasti siano rettificati in maniera corretta, in modo che non friggano a mano che salite sulla tastiera. E questo è, come dire, un l'ennesimo compromesso che dobbiamo trovare sulla nostra chitarra, sulla nostra strumentazione, perché comunque non esiste in linea di massima una regolazione, perdonate, assoluta. Tutto dipende dai nostri gusti personali e da come ci si trova a suonare la chitarra. Molto dipende anche dal radius del manico. Un manico che ha una curvatura più accentuata ha bisogno di una regolazione del truss rod magari un po' più concava, perché così, come dire, evitiamo problemi anche con i bending. Un radius meno accentuato può andare verso una regolazione del nostro manico più dritta. Molto, vi ripeto, dipende da una serie di fattori, quindi è impossibile dire regolo l'action così, su ogni chitarra faccio così, mi troverò bene. No, bisogna valutare il radius, bisogna valutare la dimensione delle corde, bisogna valutare lo stato della tastiera, quindi della posa dei tasti che siano rettificati, bisogna valutare l'altezza del capotasto e infine forse l'unica regolazione, oltre a quella del truss rod, che seppur difficile, perché magari possiamo non avere gli strumenti oppure possiamo non essere in grado di valutare bene con questo metodo del primo e ultimo tasto la curvatura del nostro manico, l'ultimo metodo per alzare ed abbassare la nostra action sulla nostra chitarra, soprattutto per questo tipo di chitarre con un ponte tipo Gibson, ci sono queste due viti dove noi possiamo agire sul ponte, appunto, abbassarlo o alzarlo. Questa è una regolazione del ponte molto più semplice, secondo me, rispetto ai modelli Fender che hanno un ponte differente, di cui insomma vi faccio vedere delle immagini, dove dovete settare l'altezza di ogni corda, facendo attenzione sempre a seguire il radius del manico, corda per corda. In effetti ogni corda appoggia su una selletta a sua volta fissata al ponte e bisogna regolare in funzione del radius queste sellette in modo da trovare sempre un compromesso, perché vi ripeto, ragazzi, non esiste una regolazione assoluta, ma trovare sempre un compromesso con il vostro strumento, con il vostro gusto, con la possibilità di regolazione del vostro strumento, perché magari vi trovate in mano uno strumento che ha, come dire, nelle sue caratteristiche quelle di ricalcare uno stile vintage, dove potete trovare un setup fin là. Insomma, ad esempio, se prendete una Telecaster simil anni 50, dove per esempio il ponte ha solo tre sellette per sei corde, capirete bene che non c'è la possibilità di avere una regolazione molto fine. Quindi fondamentalmente per quel tipo di strumento vintage i compromessi da raggiungere sono ben superiori a quelli che magari noi saremmo disposti ad accettare. Comunque, per riassumere, ragazzi,
per regolare l'action non basta solo agire sul ponte o di una Fender o di una Gibson o di qualunque altra chitarra. Bisogna valutare questi tre fattori. Capotasto, che sia dell'altezza giusta. Fondamentalmente il capotasto ve ne accorgete quando fate un La, ok? Deve essere, come dire, un La corretto. Mentre invece, ad esempio, io ho avuto delle chitarre con un capotasto più alto, facevo il La e tendeva ad essere scordato questo La. Quindi ve ne accorgete se il capotasto è un attimino più alto, soprattutto con gli accordi sui primi tasti, ve ne accorgete. Però questa è una regolazione che io vi consiglio di far fare ad un lutaio, perché comunque bisogna staccare il capotasto, comunque bisogna limare, quindi è una modifica non reversibile, e sicuramente un lutaio ne sa molto più di me e sicuramente di voi se state guardando questo video. Seconda regolazione è quella del thrust rod del manico, quindi della curvatura del manico, cosa che possiamo fare tranquillamente noi con un poco di pazienza. Possiamo usare, vi ripeto, o uno strumento, una riga, dove valutiamo la curvatura del manico. Io personalmente vi consiglio una curvatura leggermente concava del manico, non mai troppo dritta, perché magari poi dovreste far rettificare la tastiera e non vi conviene. Terzo ed ultimo settaggio, quello del ponte, che è quello su cui noi possiamo agire più direttamente e che sicuramente io vi consiglio di fare dopo aver fatto il lavoro sul capotasto e sul manico, perché una volta che siete sicuri che il vostro manico è settato così come volete, allora potete agire sul ponte in maniera più corretta e anche più velocemente. Mi raccomando, quando andate a settare le sellette di un ponte stile Fender, cercate di seguire il radius del vostro manico, altrimenti poi potreste incorrere in una chitarra poco suonabile e sicuramente poco confortevole. Sperando di esservi stato utile, ragazzi, io vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, aio!